Eccoci qua, ma non c'è nessuno, visto che... Allora Mario, cosa dici di bello? Beh, io ho aperto la TV, vabbè, a parte tutto bene, ho aperto la TV a 2 minuti, ho visto che un gol annullato al Genoa. Per fuori gioco. Sì, e basta, e nulla più. Anch'io ho acceso poco fa, quindi niente di che. Sì. Le partite di Serie A oggi tutte e due 0-0. Tutte e due 0-0, ti posso dire i voti che hanno preso i miei. 6,5 Buongiorno e 6,5 Pereira ad un Fanta. Nel nostro invece Immobile ha preso 6, Radončić 6,5 e ora Bastoni mi sta prendendo 6,5. Radončić sotto al 6 non ci va, comunque, no. Anche se non segna. Io sono dell'idea che, cioè, questa giornata poteva andare peggio, nel senso, gioco con una punta sola, visto che gli altri due sono... Ciao Gianlu, visto che gli altri due sono praticamente morti, chi un mese, chi non si sa, 9 giorni, non si è capito perché, vabbè, e quindi gioco con una punta sola. Ciro ha preso 6, dicevo, vabbè, un gol lo farà, a Torino. Ci è andato vicino, però... Sì, ho visto, però Buongiorno ha fatto una marcatura che mi serve all'altro, quindi quel 6,5 di Buongiorno mi fortifica. Ci è andato proprio a un pelo. Sì. Comunque calcio d'angolo del Parma, se a Genova non succede niente. Colpaccio del Parma, perché Ansaldi è un colpo mica da ridere. Beh, di mercato ne possiamo parlare anche tra primo e secondo tempo, perché i giocatori... Diciamo che c'è una connection tra Genoa e Cosenza ultimamente, potrebbe aprirsi ancora di più in ottica mercato. Beh, ma è tutta opera nostra, Cioè, diciamo nel caso dovesse arrivare quello che ti ho detto io, cioè uno dei due, ma più il primo, sarei contento. Se dovesse arrivare l'altro, non lo so. E pensa se dovesse arrivare ancora quell'altro. Beh, per fare la riserva, onesto, me lo tengo in banchina. Poi quando entrerà, bestemmierò tutti i santi, però, obiettivamente. Il 10 non può stare in banchina. Ma noi il numero 10 l'abbiamo già occupato, quindi non può venire. Comunque, finalmente si è deciso Aramu a venire. Ho visto, non mi ricordo se di marzo l'ha data come notizia. No, io ho avuto la notizia che c'ha le visite mediche martedì prima di marzo. Ha capito che se non veniva qua rischiava di rimanere a Venezia. Fuori rosa, perché l'Empoli magari non cede bei rami e quindi ha detto vabbè va. Il problema per me poi, il problema ora è uno. Con che voglia viene a Genova? Beh, con 800.000 euro a stagione un po' di voglia dovrebbe venirgli, poi... Sì, però col fatto che prima ha detto sì, no, per via della gente, credo che abbia chiesto... Vabbè, anche stessa cosa di Dragusin, eh? Ma perché non è stato convocato? Perdono, sì. Non ho capito. Prendo l'assist del maestro, perché non è stato Secondo convocato? Me non è stato convocato perché con l'arrivo di Aramu, secondo me, ha le valigie pronte. Ma la squadra? Ovviamente non si sa perché, diciamo, siamo entrati negli ultimi non so niente, ma io penso che abbia le valigie pronte, perché con l'arrivo di Aramu a poco, cioè non c'ha, sì, c'è sempre la situazione Porta Nuova che non sa cosa gli succede o no, ma penso che abbia ben poco più spazio, visto che non gioca neanche più adesso, quindi. Mamma mia Martinez. Mamma mia, io c'ho Efti che sta crossando in mezzo. Adesso arriviamo con la telecronaca. Finiamo un attimo due cose e arriviamo con la telecronaca. Siamo entrati. Eccolo, visto. Siamo entrati un attimo in ritardo causa impegni inderogabili. Io domani credo che per le 6 vado. Vai. Prima delle 18 credo che parto, oppure se la partita alle 9 meno un quarto, perché la situazione dell'abbonamento mio mi puzza.
quindi non no, 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 va... ti informo, perché mi sono informato tramite anche il Genoa, ho guardato come funzionava col Genoa. Se tu hai la tessera del tifoso scaduta, sì, non succede niente, te lo caricano sull'abbonamento, non è un problema, puoi andare tranquillamente allo stadio anche con la tessera scaduta. Perfetto, allora non dovrei avere problemi. Così è, però è un controsenso comunque, capiamoci. Ma quindi io potrei venire, cioè, quando accadrà che io salirò, basta che mostri il mio abbonamento e risulta come... Allora, se mi dai biglietti gratis, non abbia... Quando siamo andati allo stadio a vedere il Genoa, non c'è la tessera di foto, no? Ti saluta Mario. Ah, ciao! Non ce l'ha chiesta la tessera del tifoso, no? Ci ha dato i nomi, solo i nomi. Cioè. Sì, sì, sì. Sì, aveva voluto solo i nomi e basta. Ah, perfetto. Vabbè, ma lei credo che lei non l'aveva la tessera del tifoso nel caso. Magari forse... Sì, sì, ce l'ha. Ah, okay. Ce l'ha. Per andare a Empoli l'avevamo fatto. Sì. Ah, perfetto. Perché non sapevo se servivo o no, e allora l'avevo fatto. E quindi... Prima. Ah, prima, perché regalavano i biglietti, il Genoa regalava i biglietti, però se non avevi la tessera del tifoso non potevi andare allo stadio. Io ce l'avevo, ma era scaduta da 4 anni, era scaduta, quindi non valeva più. Ho capito. Quindi non dovrebbe avere problemi. Tra l'altro ho chiesto comunque su Diretta Gol fanno vedere anche Interspezia, se interessa, parziale al momento 0-0, 15-3, bravissimo. Ho chiesto comunque i prezzi per l'hospitality in generale. Allora, l'hospitality dei poveri, sì, quella proprio che ti danno da mangiare ma sei proprio pezzente, 150 euro più IVA a partita, credo. Sì, sì, sì. L'hospitality un po' più in, 200 più IVA, mentre l'hospitality top, cioè che vai su, sei da vetraggio, 250. Vabbè, 500 euro. No, 250 più IVA. Pensavo peggio, anche sì, sì, anche io pensavo peggio. Infatti, logicamente chiederò quella, perché no, Genoa così. Bene. Va bene, tranquillo, qua ci scottiamo a vicenda, non è un problema, stai sereno, tranquillo. Cioè, lui magari si indegna maggiormente, ma a me mi fa ridere, ecco, vedere questo sano sfottò. Vabbè, adesso arrivano gli arabi di là, quindi arriva il proprietario del Paris Saint-Germain. Intanto ha ammonito Viviani. Ah, perché tu dici quello del City si è preso... Aspetta, c'è un'offerta ufficiale vincolante tra virgolette di un certo arabo che si chiama Al-Taif, quello del Paris Saint-Germain si chiama Al-Taif, no? Mi sembra il nome del Al-Khelaifi. Sì, vabbè. C'è l'offerta della famiglia, cioè, aspetta, c'è l'offerta di questo Al-Khelaifi di 40 milioni di euro per la Samp, vincolante. Però non ha presentato, non ha fatto né le due diligence, cioè controllare i conti, non li ha controllati. Lui è arrivato, ha detto io offro 40 milioni di euro, non ha presentato documenti di chi è questa persona che ha presentato questa offerta, cioè, però lui dice che è parente. Ma De Filippo, Luca, non è più Filippo, non c'è, Filippo, tacca. Ormai il Melegone non è più... Ormai Martinez è entrato nei nostri cuori. Ma la 10 per Aramo doveva essere liberata, dai, parliamoci chiaro. Intanto, praticamente, Genoa tutto in avanti e Benevento che riparte solo in contropiede. Il Benevento sta giocando alla Cosenza, fammi capire, tutti dietro proviamo a partire in contropiede. Sì, vabbè, va visto voi, domenica scorsa... No, ha parlato anche Vidal, ha detto la stessa cosa anche Vidal, che avrà un incontro con questo presunto arabo nei prossimi giorni. Comunque la situazione debitoria della Samp è passata da 130 milioni a 100 milioni di euro di debiti. Vabbè, ed 20 è l'anno incassati da Damsgaard, 10 sì. Da Torbi, credo.
ed è acquistabile con un'offerta di 37-40 milioni di euro. Vabbè, arriva lo sceicco di Piazza 40 sub. Sì, sì, logicamente. Caserta è in bilico e probabilmente non basterà nemmeno la vittoria di stasera, nel caso. Nel caso. Ma la società dice di no, che non è in bilico, sentito. Però se tu tipo leggi, ti posso dire, Di Marzio, i suoi collaboratori o anche altre testate, dicono che c'è pronto De Rossi. Vabbè, beh, prima o poi De Rossi doveva salire in qualche panchina. Sì, però obiettivamente a Benevento un clima... Per partire non è proprio un clima serenissimo, onesto. Non che Palermo fosse meglio. No, beh, quello no, però... Comunque ancora Genoa in avanti con coda in aria che viene anticipato da Barba, il buon Barba. Quindi, per adesso, gol per il resto risultati, partite abbastanza spente, no, tutte sul... Anche questa, cioè oggi tra le prime due della Serie A e queste mi sembra che sia la giornata del vogliamoci bene tra tutti. Questa posso questa dire che è la giornata un po'... Un po' così. Comunque è bella l'idea di calcio in questo momento del Benevento, è bella, cioè palla lunga alla Gumina o forte, che dir si voglia, dipende chi è più avanti in quel momento, e basta. E poi pensateci voi, che noi stiamo qua dietro. Ma Coda gioca di nuovo esterno oggi? Coda, ho appena acceso, quindi non ho ancora capito, fammi vedere, Porta Nova si muove parecchio, no, mi sembra che oggi sia Ekuban quello che si muove parecchio, sì, è Ekuban che gira e Coda è più centrale. Vabbè, qua è fuori gioco, grosso come una casa. Ocio, intervengo da Ascoli, penalty in favore dei padroni di casa. Ascoli che punta alla Serie A quest'anno, no? Vabbè, a livello di acquisti top hanno preso Gondo, mi sa. Che è proprio lui che si è procurato il rigore, giusto per... Qui invece si dorme, perché comunque il Genoa non è che stia attaccando... cioè... abbastanza... tanti errori. Adesso riparte in contropiede ancora a Benevento, bella palla, ma esce Martinez. E fa suo il pallone Martinez, che stavolta invece di essere piantonato sulla riga di porta sta un po' più avanti, forse qualcuno gli ha spiegato che può uscire anche dalla riga di porta. Il fallo lo ha commesso Trippaldelli e sul dischetto sta andando proprio Gondo. Grazie Mark, noi siamo qua praticamente sempre qua quando gioca o il Genoa o il Cosenza. Infatti ormai anche la società Genoa ha deciso di affiliarsi al Cosenza, da quando abbiamo incominciato noi hanno incominciato a mandare giocatori giù a Cosenza così a gratis. Vabbè, già l'anno scorso sì, abbiamo parlato, adesso ci sparano, ormai ci seguono e dicono vabbè, facciamo contenti il canale, gli mandiamo giù dei giocatori. Se arriva quell'uomo non so contento. Perché? Perché io già so gli insulti che potrebbe beccare allo stadio, visto la sua chioma molto bionda, ecco, non ne vedo tanto per quello. No, però è sicuramente un giocatore, secondo me, di valore, ci sborra. Sì, ma il problema è che è la tenuta fisica di Cisborra, che fondamentalmente è... Ha avuto 1-0. Quel problema... 1-0? Sì, ha segnato Gondo, ha trasformato il rigore dal dischetto. Ah, ha anche andato a tirare lui, così... Sì. Stugundu ex Cremonese. No, Mimmo, leggevo che non gli basta nemmeno la vittoria, cioè la società sembra aver preso la decisione di mandarlo via o in un modo o nell'altro. Poi io potrebbero regalare la partita al Genoa invece di rompere le palle, no? Io mi domando e mi tolgo anche gli occhiali, no? Dico, ma se volevi cambiare perché non l'hai fatto a luglio? Sì, lo fai ad agosto inoltrato, che praticamente è probabile che ti arrivi un allenatore che dice no, io gioco con in un'altra maniera, cioè queste cose io non le capirò mai, cioè mi applico per comprenderle ma non riesco a capirle. Lì sono
secondo me, liti che scoppiano magari negli spogliatoi, metti il caso, qualche incomprensione. Poi a Benevento, quest'estate è scoppiato, tra virgolette, il caso di Vigoriti, presidente Vigoriti, non era, sì, Vigoriti non voleva iscrivere la squadra. Infatti, lui voleva vendere la società e magari è stato anche per quello. Poi, hai visto anche a Verona, no? Hanno preso Cioffi, adesso è da prima dell'inizio del mercato che volevano quasi silurarlo già, quindi... Grande palla di coda in mezzo all'area e cade Porta Nuova, rigore per il Genoa. Rigore per il Genoa, naturalmente interverrà il VAR. Secondo me, a velocità normale non avrei mai dato rigore, posso essere onesto? A velocità normale rigore io qua mai. E secondo me che mi arrivo il collegamento ti dico. E continuo a pensare che non è rigore questo. Non è rigore, cioè, si è lanciato palesemente. Cioè, no, lo tira dalla maglietta. Ma è caduto dall'ora dopo. Sì, è caduto dall'ora dopo, però se vedi era già in caduta prima di entrare, appena ho sentito il contatto era già in caduta. Però c'è, mi sembra Glick, mi sembra, o Barba, non ho visto chi era, che gli tira la maglietta sul braccio sinistro. Sì. E lo trae in aggiunta. Sì, rigore per il Genoa, probabilmente. Davide, domani ci sarai allo stadio? Parliamo di cose serie. Beh, però se dai rigore, a seconda di chi ha fatto il fallo, dovresti anche... Vabbè, non andava in... C'è una persona che ha già il pallone in mano. Sì, lo sai che prima o poi deve sbagliarlo un rigore. Intanto il VAR continua. Però è lungo. L'ha sbagliato a Cosenza un rigore, l'ha parato Matosevic l'anno scorso. Attenzione perché è lunga la decisione. Stanno cercando di capire, perché anch'io ho un po' dei dubbi. A me non mi sembrava questo rigore plateare. Onesto. Neanche a me. A velocità normale io non l'avrei mai dato. Secondo me va a rivederlo. Infatti al fischietto in bocca va a rivederlo, perché anche secondo me è già in caduta. Però c'è quella maglietta tirata. Vediamo un po'. Vediamo. La maglietta tira, allora lui è palese che non viene preso dal portiere, quello è palese, sì. Però Glick lo tira per la maglietta, la maglietta si vede che è tirata, è un rigore che puoi dare, come non puoi dare, come no. Cioè, se non lo dai non è un furto. No, e infatti non lo dà, non dà rigore. È capace che ammonisce anche Porta Nuova, in simulazione. Sì, in teoria se non dai rigore devi ammonire Porta Nuova, in teoria. Però non sembra che vada ad ammonire Porta Nuova. La maglietta tirata, sicuramente non è il fallo di Paleari perché non lo tocca mai. Vediamo se ammonisce Porta Nuova. Diciamo che allora si sono allora dall'inquadratura stanno facendo vedere un'inquadratura da dietro che non so se tu hai visto, cioè praticamente io vedo, sto vedendo la maglietta di Porta Nuova che praticamente sì. Glick se l'è portata appresso. Ecco, allora se lo guardi da quella prospettiva lì è rigore tutta la vita. Se lo guardi dalla prospettiva che gli hanno fatto vedere all'arbitro, non è mai rigore perché Porta Nuova non lo tocca né Paleari né Glick. Ma guardando questa immagine qua, per me è rigore tutta la vita. Sì, quindi se guardi l'altra immagine è rigore tutta la vita, ma loro si sono concentrati sull'intervento di Paleari su Porta Nuova, non su Glick. Quindi diciamo che forse 1-1 spalla, ha segnato l'ex di turno maestro. Diciamo che forse il rigore era più sì che no. Però ti dico, se non ci fosse il VAR,
a velocità normale io non l'avrei mai dato. Col VAR vedi quella maglia tirata. Bah. Bisogna anche essere, tra virgolette, onesti, nel senso. Non... No, ma ti ripeto, se la guardo da dietro, per me quello ricordo tutta la vita. Se la guardo davanti, sì, sì. Non ricordo. Sì. Vabbè. Si rimane 0-0 al 28esimo minuto. Niente di fatto. Si blocca. Si blocca solo Ascoli e Spal. E però sono tornate a pareggiare anche loro. Ma ci sono Botti e Genova per il ricordo. È Capodanno Voltrese. Noi a volte lo festeggiamo il 20 di agosto, Capodanno. Riparte Benevento a centrocampo, ma interviene Ekuban che ruba palla. Ed ecco Pajac. Ekuban a centrocampo potrebbe far ripartire il giro in contropiede, gira a sinistra a Gudmundsson. Gudmundsson che però perde un campo disastroso, lasciamo perdere il campo. Beh, ti faccio vedere quello di Perugia e ti metti le mani in faccia, quindi meglio di no. Sbaglia verso il Benevento, rimessa laterale per il Genoa. 0-0, comunque poco Genoa e poco Benevento, da tutte e due le palle. Niente di... Poco Benevento, sugli altri campi ti posso dire Perugia propositivo, ma anche il Parma, diciamo, si sta facendo vedere, l'Ascoli l'aveva sbloccata, ma è stato subito raggiunto e nulla. Davide, dimmi il settore che nel caso ci becchiamo. Io sono in tribuna. Non in curva, quindi né curva nord né curva sud, ma la tribuna A, tribuna B, la tribuna sud dell'ospitale, tra virgolette, dei VIP, è nulla. È praticamente... E tu non vai nell'ospitality dei VIP? E io non sono un VIP. Però Mario. Ma se vado in uno... Che poi non è nemmeno un hospitality, perché non ti porta... Forse non ti porta nemmeno un bicchiere d'acqua, quindi che cacchio di hospitality è? E beh, però c'è scritto hospitality. È importante. L'importante è che ci sia scritto hospitality. Comunque 0-0, 30esimo minuto, punizione a centrocampo per il Benevento che riparte lentamente. Poche idee di gioco nel Benevento, ancora meno nel Genoa, se devo dire la verità, perché visto che la Genoa dovrebbe essere la squadra che fa la partita. Ekuban salta quattro uomini, ma si salta anche da solo e poi dà indietro a FT che, se devo dire, in questa prima partita e mezza mi sembra un giocatore normalissimo di Serie B, cioè non mi sembra, cioè avrei pensato facesse di più la differenza, ecco. Vabbè, ma è all'inizio, magari lui fisicamente ci mette di più a entrare in condizione. Intanto un po' di rissa con Gudmundsson che finisce per terra, arbitro richiama il 96 Cappellini e Gudmundsson e gli dice fate i bravi. Fate i bravi che poi andiamo a bere assieme, gli ha detto. Anche a Karic che ha il 7, ma sulla maglia capire che è un 7 ci vuole un'impresa, però... Vabbè, un 1 non può essere. No, ma sembra più un 2 che un 7 sulla maglia, comunque. Vai. Comunque, 30esimo minuto, 0-0. Se non vinciamo questa, si andrà in retrocessione, perché se ci ha vinto il Cosenza con questi... Sì, ma non ti butto più su. Dragosin va giù, fallo di forte. Il problema è che non hai un attaccante che è un'impressa. No, diciamo che non sta giocando, cioè non c'è di gioco questa partita per adesso. Cioè, parliamoci chiaro, lo dico anche in chat, se tu hai un Massimo Coda davanti che è un giocatore da area di rigore, come ha ammesso anche Blessing, che ha ammesso che come Coda in area di rigore ce n'è poche, ecco, vuol dire che tu per far segnare Coda devi giocare sugli esterni, ma se non ci giochi mai sugli esterni, come pensi di... cioè, vabbè. Io Coda, ho detto, il tiro di Coda da dentro l'area di rigore, la palla va a lambire
neanche all'ambire, vediamo, no, palla alta, non scende la palla, quindi niente di fatto. E viene ammonito, viene ammonito Cappellini. Cappellini ammonito quando già due ammoniti per il Benevento. Ma io l'ho detto che avere coda e non sfruttarlo come Cristo comanda è un suicidio. No, Francesco, abbiamo fatto adesso un tiro in porta, un altro l'abbiamo fatto, ma è stato, tra l'altro abbiamo segnato, ma era in fuorigioco, e poi ben poco. Ben poco. Ma, cioè, scusa, se il mister mi dice, nel ritiro, ti dice, abbiamo un attaccante che gioca in area di rigore come nessun altro, poi la prima partita lo fai giocare praticamente terzino o esterno, la seconda, cioè oggi, non fai un cross, cioè, cosa ti serve allora? Allora non ti serviva cosa, ti serve un altro tipo di attaccante, se non giochi. Ma infatti, tanto ha segnato l'Inter, ci dice Gianlu. Non si sente Mario? Mario? Te lo dico tu. Lautaro, Lautaro Martine. Ma vaffanculo, l'ho messo in panchina. Assist la Pietà. Ho messo in panchina, fanculo. Vabbè, ora li fanno 4-5 e sistemano la partita. Scusa, non punti su Pinamonti con Sassuolo Lecce, scusa. No, devo puntare su Lautaro e lasciare Pinamonti a scaldare la panchina. Vabbè, ma ora il Lecce ha preso un difensore da Champions, come hanno detto in molti. Io ho paura che Sassuolo quest'anno davanti non farà bene come l'anno scorso, anzi farà molto male, ho paura. Sì, ma di campo del Sassuolo oggi non mi sembra se prende centrocampo. Infatti, mi sa che chi ha preso Pinamonte al Fanta quest'anno e anche Berardi potrebbe aver preso, se l'ha preso a tanti crediti, potrebbe aver preso veramente un pacco grosso come una casa. Brandini. Le due. Tra l'altro Lecce è vicino al gol, ci dice Gianlu. Io qua non ce l'ho, non vedo da zona. Non essendo ricco, non potendo avere da zona. Ma perché l'Inter è su da zona? No, l'Inter è su Now. Cioè il Lecce. Lecce si gioca con Sassuolo. Sì. Fanculo io che vado a mettere Pinamonte in campo. Comunque Matteo Scerriche, per chi lo ha fatto, a Monito. Bene. Interessante. Vediamo l'Inter se c'è qualcuno a Monito. No, no, nessuno a Monito. Matteo Enrique. Tra l'altro attacca il Sassuolo o fa finta? Guarda, se guardo sopra scorre è tutto verde, nel senso la lineetta è tutta su e sembra che stia giocando sul Sassuolo. Però, vabbè. Riparte il Genoa dalla propria difesa con Bani, che cerca di far salire Efti, ma che non sale neanche se lo spingi Efti. Poi sbaglia Efti, ma sbaglia anche Badel. E riparte in contropiede con Forte il Benevento. Forte, Forte, si allarga. Interviene fallosamente Bani, ma l'arbitro continua a far giocare e poi fischia fallo giustamente sulla Gumina subito dopo. Quindi punizione per il Benevento. Genoa che soffre molto le palle da fermo, quindi vedremo adesso. Il fallo è stato fatto da Frendrup. Vediamo questa punizione da molto distante dalla porta, però possibile, un po' come ha preso il gol no, era più vicina quella punizione del gol. Comunque punizione nella metà campo del Genoa per il Benevento. Vediamo come si difende il Genoa, visto le ultime partite. Sulla palla c'è Letizia che gli dice andate in mezzo che ve la butto là. Vediamo un po' se la butta là e vediamo come difende il Genoa. Genoa che difende a zona,
messa la palla in mezzo da Letizia, che la dà Glick, bella palla rimessa in mezzo da Glick, ma interviene Martinez. Segna del Sassuolo. Vabbè, chi ha segnato però? Dimmi Pinamonti. Appena mi è arrivata la notifica, Falcone, ecco, Coda, se ti interessa fa l'esterno sinistro adesso. Dicono Mimmo, segnato Mimmo. Affanculo, non mi serve. Se ti interessa Coda fa l'esterno sinistro. Ma perché? Coda la mette in mezzo per Ekuban, che non ci arriva naturalmente, e interviene la difesa del Benevento. Continua a giocare esterno Coda. Io non ce la faccio più a vedere sto cazzo di allenatore qua. Efti ne salta uno, torna indietro, torna verso la sua porta, Baden la mette in mezzo, ma interviene ancora la difesa dell'Empoli. Palla Pajac, Coda che fa l'esterno sinistro, perde palla, recupera Dragosi, ma c'è un fallo di Baden che viene ammonito. No, Pajac, ammonito Pajac. O Pajac, che dir si voglia. Pajac. Brutto Genoa, ma se hai un attaccante lo fa giocare esterno. Beh. Se Ekuban l'anno scorso di punta non ci ha mai dato e quest'anno puoi fargli fare la punta di nuovo, beh. Allora forse non hai ancora capito bene dove ti trovi. Ma secondo me l'amore della piazza prima o poi scemerà, io sono di questa idea. Io penso che ai primi due o tre risultati negativi di seguito Blessing ci sarà un coro di vattene il prima possibile, perché è veramente tanto. Dragosin decide di dare una spallata forte così tanto per gioco, quindi punizione per il Benevento. Intelligenza di Dragosin, se ti interessa sta prendendo non 7 come tutte le persone che fanno gol, ma 7 e mezzo. Così perché è Berardi, è Mimmo, perché è Mimmo. Tra l'altro mi sa che ce l'ho contro, perché il Real alcolizzati lì fra ce l'ha, io con Mike non mi ricordo se mai ce l'ha Mike, perché mi sa che ce l'ha lui, mi sa ce l'ha Luca Berardi. Sì, da voi ce l'ha Luca. Ah ok, a posto, lo so. Allora per questa giornata devo vedere in coppa. Vicino al gol del Benevento, vicino al gol del Benevento su un tiro da fuori, ma ancora mischia in aria. E poi risolve tutto la difesa del Genoa mettendola in calcio d'angolo. Ma vicino al gol il Benevento con Letizia, mi sembra, sì, con un tiro da fuori che viene rimpallato un po' da chiunque, che spiazza Martinez, ma poi per fortuna la palla invece di andare verso la porta va verso l'esterno e il numero 88 del Benevento, che è non so chi, forte, non riesce a ribadirla in rete. Genoa si beh, salva. Forte qui ha dormito un pochettino, cioè non ha avuto paura di nuovo, adesso ha dormito, ma invece Martinez invece di uscire lascia passare la palla. Comunque, prima azione, la prima vera azione pericolosa di questa partita l'ha avuta il Benevento. Dopo 41 minuti, beh, direi che... Beh. Una gran partita. Sì. Ma sono le classiche partite che vedevamo l'anno scorso. Non è cambiata, è cambiata soltanto la categoria, purtroppo. Sì, poi per il resto la noia è sempre la stessa. Non è sicuramente il Genoa della Coppa Italia, ma neanche il Benevento della Coppa Italia. Questo Spezia è... salvato dalla traversa, perché Lukaku praticamente sta facendo il bello e cattivo tempo, ha preso una traversa. Ah, De Lufeu ha preso 6 e mezzo anche se non ha segnato. Beh, interessante. Sì. Beh, considera che sono stati in 10 uomini per tutto un tempo. Io mi devo affidare. Comunque, ho notato già la scorsa giornata che danno voti un po' più alti quest'anno sugli attaccanti rispetto all'anno scorso. Beh, però io
non ho di attaccanti, quindi... Ecco, Mario, informazione, Depay con l'arrivo alla Juve. Sì. Per il fantacalcio, per capire se prenderlo o no, visto che non ho di attaccanti. Giocherà o se ne sta seduto praticamente sempre in panchina? Beh, considera che Di Maria è rotto, Chiesa è rotto, Ken lasciamo perdere. Fondamentalmente quindi dovrebbe giocare, a meno che quando non passa, ti posso dire, un 3-5-2, cioè perché col 3-5-2 credo che giocherà lui al fianco di Dusan, col 4-3-3 potrebbe fare l'esterno, potrebbe fare la prima punta, insomma, lo puoi utilizzare perché, in tre ruoli. Perché, ti spiego, no? Il mio attacco è formato da Arnautovic, vabbè, e te lo tieni stretto perché... Deulofeu, vabbè, te lo tieni perché potrebbe quei 6-7 gol magari te li fa in stagione. Tanto aspetta, Gudmundsson entra in aria, palla in mezzo per Coda che sbaglia il tiro completamente, ci abbatta la palla va sul fondo. Poi è Djuric che se va allo Spezia potrebbe ancora essere utile, ma se rimane a Verona ho paura che non... Perché lo vuole in prestito. Forse va allo Spezia, sì. Lì potrebbe essere utile, se no non serve a niente. Okereke, vabbè, te lo tieni, qualche golletto Okereke te lo fa. Piccoli lo devo far volare appena a settembre, vola settembre, e Gabbiadini. Manolo quando rientra? Manolo dovrebbe rientrare tra due o tre partite, però mi serve una punta vera, quindi un Depay al posto di Gabbiadini. Sì, che Gabbiadini i suoi gol li fa quando rientra, però non avrei crediti per riuscire a prendere Depay perché c'è chi ha più crediti di me. Quindi devo fare una partitaccia, Mimmo. Sì, sì, cioè quello che sto vedendo io che ha Spezzoni è una partitaccia. Beh, Mimmo, è una partita, mamma mia, è una partitaccia, anche perché comunque il Genoa è schierato male in campo, Cioè, rispetto alla partita di Coppa Italia, quando Coda faceva veramente il centravanti, cioè adesso fa l'esterno Coda. Non... E Gudmundsson adesso fa la punta centrale in questo momento. Cioè, c'è qualcosa che non va. Onesto, io non riesco a capire quest'uomo che problemi abbia. Cioè, io... Sì, Gianlo, io e te ci giocheremo l'ultimo e il penultimo posto. Ma io ho la scusante che fare il banditore, stare dietro a tutti voi e fare anche la squadra era diventata un po' complicata. Uno che deve fare l'altra mentre è in chat, l'altro che prende e non prende. Passa la voglia. Beh. E Rubens comunque di nuovo, non so come, non so perché, ha fatto uno squadrone di nuovo della Madonna. C'ha un culo pazzesco, che è Rubens, comunque, non da sottolineare. Il vostro girone si sa già che lo vince, fammi capire. Sì, Rubens. Beh, ma scusa. Già va dato 800 punti. No, ma ti dico l'attacco che ha. Con Karius, se il Como si prende Karius, allora il Como retrocede. Ah, ti dico l'attacco che ha Rubens. Aspetta. Quello del Liverpool. Karius del Liverpool. Ce ne saranno portieri buoni in Italia. Tanto al 46esimo minuto, con tutti i ben del mondo. No? Ora lancio pure gli occhiali. Ma erano in trattativa per sempre. No. Come gli balena l'idea in testa di prendere Karius? Perché probabilmente il Genoa ha tolto sempre là al mercato perché non riesce a trovare un secondo. Ve lo do io il secondo, vi do Vigorito, che noi praticamente abbiamo preso secondo e terzo, abbiamo lui ancora su Groppone, non lo vuole nessuno, manco la madre lo rivuole a Cagliari o ad Olbia. Ti dico, l'attacco che ha Rubens, Cabral, vabbè. Henry, Mota Carvalho,
Petagna, che titolare, Jovic, che sembra che quest'anno potrebbe segnare 250 gol, da quello che sembra, e poi Osimhen. Beh, Osimhen, Jovic, Petagna, bel trio. Infatti. Ma qualcuno non tirava su, a Ruben non tiravano su. Il mio trittico davanti all'altro è Osimhen, Petagna e ci siamo. E io invece di aver preso Jovic ho preso Nzola. Mi dovevo accontentare, noi eravamo 10. I prezzi ovviamente hanno sparato dei prezzi dalla Madonna. Comunque l'idea per il prossimo anno è di farla di nuovo 8 e 8. No, ma il nostro devo dire a 10 non è andato malissimo. Cioè io mi sono trovato la prima giornata praticamente senza attacco, ma perché che cazzo ne potevo pensare che perderci? Sì. Parliamo un po' di mercato, va. Io parlando di, finendo sul fantacalcio e poi andiamo sul mercato, ma io che cavolo ne potevo sapere che Verde si spaccava la prima giornata e Gotti in conferenza dice gli lascio 7-8 giorni per recuperare, ma che senso ha? E ma sta giornata mi sono trovato a giocare con Immobile prima punta e manco Cancellieri mi sono preso, e questo è stato un errore perché sono un coglione. Però a settembre proverò a prendere, se qualcuno mi rialza Cancellieri giuro che gli sputo in un occhio. Magari puoi puntare a qualcun altro, tipo a Belotti. Non avendo Abram, che se lo prende a fare? Ciao Pier. Ma come sarà rosso nero? Belotti sarà rosso nero domenica? Perché? Col Nizza. Ciao Pier. Col Nizza. Sì. Ma devo andare a Roma. Comunque arriva a Lecce all'inizio della prossima settimana. Lunedì le viste di Aramo, ma il Volta ha detto martedì. De Luca out, secondo De Frère. E parliamo un po' di mercato delle nostre, su. Allora. È uscita nella giornata di oggi una notizia lanciata anche da Gianluca Di Marzio, che vedrebbe il Cosenza interessato a due giocatori del Genoa. Il primo, che per me è uno dei migliori registi che c'è in Serie B e che purtroppo l'anno scorso è retrocesso a Pordenone, va bene. Però Pordenone che squadra proprio sapeva. E stiamo parlando di Giacomino Calò, che non è Pippo Calò, se ci vediamo. Che onesto per me è un buon centrocampista, e sembra che addirittura dentro l'inizio della prossima settimana si possa chiudere, anche per via dei buoni rapporti che ci sono fra le due società. E l'altro nome che è uscito e che mi preoccupa un po', non tanto per il giocatore in sé quanto per l'aspetto fisico, perché è un catorcio, diciamolo seriamente, e ci sborra. Sei cattivo. Beh, no, onesto. Per me ci sborra, con tutto il bene che gli voglio, non mi sembra tecnicamente questo gran giocatore. No, non tecnicamente, fisicamente questo gran giocatore. Perché a livello tecnico in Serie B anche un Efti potrebbe fare la differenza col tempo. Non lo fa. Non valutando la prima giornata. Non lo fa. Sto maledetto. Questo è il discorso. Cioè, altre notizie del mondo Cosenza, è arrivato Merola ufficiale. Con un prestito. È arrivato anche il difensore tramite il Genoa, no? Sì, Gozzi. Non ho capito perché l'avete acquistato voi, l'avete girato voi a noi quando poteva farlo benissimo la Juve. Vabbè, ma queste sono cose di mercato. No, è perché il Genoa invece ha ceduto alla Juve Besaggio, che andrà all'Under 23 in prestito con diritto di riscatto. Vabbè, cioè, non c'è più Preziosi, ma la storia è sempre la stessa. Cioè, vabbè, ma devo dire che quest'anno onesto, forse hanno scambiato giocatori che valgono, perché Gozzi effettivamente sembra un buon terzino, il ragazzino vostro, non guardando il campionato primavera, non saprei. No, in primavera ha fatto molto molto bene, non so tra i grandi cosa potrà fare, ma magari in Lega Pro avrà le sue possibilità, diciamo.
Raspa ha firmato il contratto con il Napoli, buon per Raspa. Lautaro nel girone, comunque Lautaro però... contro nel girone, Berardi in coppa, giornata inizia bene, lasciamo perdere. Però scusa, adesso il Napoli davanti non si trova una spilza di giocatori pazzesca? Considera che Raspadori secondo me va a prendere il posto lasciato vuoto da Mertens. Kvaratskhelia, vedendolo giocare la prima giornata, credo che è giocabile. Lei giocherà tutte. Lozano secondo me, senza avere ingombro di Insigne, lo vedo più libero. Osimhen ha il rincalzo che gli serviva, cioè avere un Simeone piuttosto che un Petagna è tanta roba. Sì, e Raspadori che fa la panchina anche lui. Raspadori magari prova a cambiare modulo in un 4-2-3-1 con Dombele e un altro, perché Fabian Ruiz credo sia già in direzione Parigi appena la situazione è. Anche perché hanno preso anche poi anche Onas e Elmas saluteranno uno dei due, perché sennò che cazzo ci stanno facendo? Dando la Champions, Onas può fare la riserva, Elmas sì. Non lo so, secondo me Napoli avrebbe dovuto rinforzarsi da qualche altra parte. Questo... Beh, secondo me se togli Fabian Ruiz e prendi Ndombele, per me è un upgrade. O meglio, sì. Upgrade nel senso, a livello di curriculum può essere un upgrade. Poi bisogna vedere il giocatore come si cala in Serie A. Dietro hai perso Koulibaly, ma per me è una grande perdita, sì. Però... cioè... sì. Prima o poi lo devi perdere. Hai preso Kim... che non so se possa fare così tanto la differenza, però... Non mi sembra, se devo dirti la verità. Ostiga, che hai pagato 15 milioni di euro e non... forse è un po' esagerato. Tanto Rovella ormai è finisce così. Del mondo. No, ragazzi, io domani, essendo abbonato, andrò allo stadio. Fine partita credo che pubblicherò il video, però probabilmente lo caricherò lunedì mattina per il semplice fatto che ho impegni familiari già domani, quindi già il fatto di andare allo stadio, alcuni in famiglia non l'hanno presa benissimo, ma io ho detto purtroppo io ho pagato e quindi onesto vado a vedere la mia squadra del cuore, come potete vedere non vi faccio vedere davanti sennò qualcuno mi copia, anzi faccio così. Faccio così. Ecco, se volete farvi copiare l'abbonamento domani andare a vedere la partita a Cosenza, fatevi lo screenshot. Quindi vi caricherò il video lunedì mattina, probabilmente. Lo farò domenica, quindi sarà tutto real. Appena uscirò dallo stadio vi faccio il video. Quindi non è... Come posso dire... Non è fake, lo vedrete anche dal fatto che sarà tutto quanto buio, quindi non vi preoccupate. Quindi no, diciamo che le partite in casa col fatto che sono abbonato, a meno che causa di forza maggiore, probabilmente andrò a vederle tutte. Causa di forza maggiore / esami universitari nel periodo di gennaio-febbraio, giusto per fare un inciso. Il Voltre credo che, vabbè, domani non credo domani sera ti metti a fare una diretta di Serie B con tutti i band che mi vuoi, ma non credo proprio della Serie B, ma adesso non esageriamo. Poi, sicuramente il Voltre a fine partita vi farà un post partita, che se la partita finisse ora credo che il post partita sarebbe scazzato, arrabbiato, scazzato punto primo per il gioco mediocre che ha visto, nervoso, insultare Blessing perché quello ormai è... sta giocando di merda, come sta giocando sì. Cioè forse insulto da Martinez che ci sta sempre bene per via dell'uscita e che fa un pochettino alla cazzo, quindi appuntalo, insulto a Martinez che ci sta sempre bene, insulto al gioco di Blessing perché fa giocare coda esterno e lo fa giocare prima punta. Cioè, gli ho fatto già la scaletta del video. Se lui vuole, può fare i 4 punti e mettere tutto quanto in ordine. Ecco, se fossi nel presidente del Genoa, no, il presidente, perché il presidente conta come due di picche.
se fossi nella dirigenza del Genoa, adesso andrei nei spogliatoi e direi: mister, qua c'è le dimissioni, il licenziamento, tenga, adesso andiamo a cercarci un allenatore serio, perché se vuole allo standard lì, c'è Iachini libero? No, Iachini no, io Ranieri, bravo Ranieri, io tanto lo sa anche Blessing che è di passaggio, che questo lo sa anche lui, che anche se va in Serie A, soprattutto se va in Serie A, il prossimo anno gli danno un calcio nel culo grosso come, cioè, vabbè, lo sa, in una città del nord ricca di meridionali e muratori, soprattutto ovviamente sto parlando di Bergamo, cercando gli stereotipi possibili immaginabili, diciamo che il giochino sia un pochettino rotto. Si è rotto, sì, ma si è rotto sì perché era troppo finto. Ha cercato di leccare il culo ai tifosi per salvarsi il culo quest'anno, perché se non c'aveva i tifosi dalla sua parte l'avrebbero esonerato. Cioè, ti leggo cosa ha detto su, non so se l'hai visto, ma ti leggo cosa ha detto su Malinowski. Malinowski ha fatto buone cose, ma è giusto che il club, segua un giocatore che segni più di 6 gol l'anno. Ma allora, questo è quello trascritto. Io ho visto un pezzo dell'intervista e quando gli chiedono i Malinowski, lui dice: è giusto che la società segui un giocatore con altre caratteristiche. Non ha parlato di gol. È quindi giusto, bisogna, che qualcuno chiede. Bisogna un po' andarla a sentire alla voce come è andata la conferenza stampa. Sì, secondo me no. Non è andata proprio così, bisogna tirarlo fuori dal contesto. Sì. E comunque si sa già, l'allenatore del prossimo anno del Genoa, soprattutto se è Serie A, se si torna in Serie A, è Gasperini. Cioè, ormai qui a Genoa lo sapevo. Cioè, se si fosse liberato da Bergamo, era già qua quest'anno Gasperini, quindi non... Di Carmine al Palermo? Sì. A fare la riserva, ora questa è una cosa brutta, ma probabilmente qualcuno non sarà d'accordo, a fare la riserva al 9. Beh, no. Per forza. Che quello lì... Iniziata Inter Spezia. Sì, è riniziato, ce l'ho su diretta gol con l'Inter che è imposta da dietro. Perché obiettivamente, ragazzi, cioè, ditemi quello che volete, ma io Brunori davanti non lo tolgo mai. Poi Di Carmine può avere tutte le esperienze del mondo, ha vinto campionati, playoff, sì, può essere decisivo nei momenti del bisogno, sì, ma io uno come Brunori là davanti non lo tolgo manco, mi sbaglio. Tanto era iniziata anche a Perugia. Perugia che tiene il Parma sullo 0-0. L'Inter in avanti, nulla di fatto. Anche a Sassuolo è iniziata. Intanto ti dico che i giornali di Genova, tipo Secolo, Primo Canale, tutte le testate liguri, ce l'hanno con l'arbitro. Per il rigore. Sì, per il rigore. Primo Canale non è la testata di Preziosi. No, Telenord, quella di Preziosi. Ce l'hanno tutti con l'arbitro perché è per il rigore. Però... E tutti dicono una partita dominata dal Genoa. Adesso io, onesto, tutto sto dominio, onestamente, non l'ho visto. Il rigore, a seconda di come lo guardi, lo dai o non lo dai, però se guardo, non è che... se guardo l'ultima immagine, per me il rigore è tutta la vita. Cioè, se ma la però... vedo davanti, non l'avrei mai dato. Hai detto che sei una corazzata, hai detto che vuoi cercare di andare in Serie A il prima possibile quest'anno, eccetera, eccetera. Queste, non devi sbloccarla su rigore, cioè, devi far vedere del gioco, in casa soprattutto. Quindi qua non è rigore o non rigore, hai giocato male, non c'è un'idea di gioco, ma si era già visto a Venezia che idea di gioco proprio ce n'era zero. C'è qualcosa che non va, cioè la vittoria in Coppa Italia col Benevento e la vittoria col Venezia sono stati specchietti per le allodole, cioè non c'è gioco in questa squadra.
in questo momento, e non c'è l'uomo in più. Poi ti posso dire la mia, cioè da esterno dico, se Genoa fosse, e non glielo auguro manco per sbaglio, un Cosenza di turno che viene da 4 salvezze su fondi cotone, una retrocessione che poi sta riammissione, vabbè, la storia la sappiamo, e vuoi ripartire con un nuovo progetto e inizi così, vincendo fortuitamente, dice, poi non è stato fortuito perché hai pressato, va bene, ok, vinci, abbiamo vinto la prima giornata, dici va bene. Però se domani col Modena vedrò una squadra che verrà attaccata dal primo al 90esimo e non crea nemmeno una palla gol, io onesto mi incazzo. Ma mi incazzo io che devo lottare per non retrocedere di nuovo quest'anno. Certo. Immagina Genova che l'ambiente deve salire in Serie A, che la città, la sponda rosso-blu vuole ritornare in Serie A, se non fai gioco ti viene un pochettino quel dire ma ci stanno prendendo per il culo. Allora, allora, secondo me la squadra c'è stato qualche errore nel mercato, perché se te prendi Coda devi puntare sui giocatori, sugli esterni, e quindi uno come Caso non l'avrei mai mandato via. Esatto. Perché se prendi Coda, a quel punto devi giocare in questo modo. Ma se prendi Coda e i 4 palloni che ha toccato Coda oggi li ha toccati sull'esterno sinistro, e allora ed è lui che deve fare i cross in aria, allora lì il problema non è la squadra, ma il problema è di chi mette la squadra in campo a quel punto, che ti regge la partita. Magari la vinci anche come a Venezia o come in Coppa Italia, perché tecnicamente magari sei comunque superiore e ti va bene, però è solo una copertura di errori, che quando incontrerai magari squadre come il Parma che ti attaccheranno loro, andrai in difficoltà. Anche il Palermo. È quello che non voglio dire. Sì, Palermo. Beh. Ma è quello che tanti tifosi non vogliono capire, e appena critichi qualcosa ti dicono ma allora vai a vedere la Samp. Hai vinto a Venezia, tutti felici perché hanno annullato il 2-2, ma perché se avesse dato il 2-2, vedi che ridere, vedi che ridere, che commenti che sarebbero usciti fuori. Quindi, quindi andiamoci cauti. Chi non ha rinnovato un biennale? Blessimi, Çalhanoğlu 2-0 dell'Inter. Mi sa che questo ce l'ho contro. Ce l'ho anch'io contro. Lo dico subito. Contro Mike. No, Mike Ciabrozzo. E allora l'ho preso con l'incoppa con Sha, perché Sha ce l'aveva sicuro. Infatti. E Sha c'ha Çalhanoğlu claro. Ce l'ho contro anch'io, Ciano. C'è Sciacco? No, Sciacco ce l'ho io. È nulla. Maestro, mi può dire l'assist, per favore, se qualcuno ha fatto assist o si è tirato da punizione? Intanto sono riprese le partite. Anche a Genova. Comunque Luca, secondo me, faceva riferimento a Blessi, no? Blessi? O a Medegoni? A Blessi. Ma sai, rimpallo ha toccato a Kivior, credo. Il 14 credo sia Kivior. Il pallone arriva sui piedi di Çalhanoğlu e Çalhanoğlu va a mettere l'angolino 2-0. Ma sai Luca, Shevchenko aveva un contratto di 3 anni, quindi i contratti valgono quel che valgono. Valgono quel che valgono, però c'è un però. Cioè, hai pagato Shevchenko per dirgli 2 anni, puoi ritornare subito in panchina e ti pago io con l'ingaggio. Vabbè, paghi pure Blessing. Fondamentalmente ci prendevi un giocatore con quei soldi. Beh, ma infatti il, diciamo, tra virgolette, il colpevole è stato tolto da fare il direttore sportivo. Ma ora l'hai messo il supervisore.
sì, rimane come supervisore di tutte le squadre. Tanti dicono è stata la leggete male, questa è una promozione per il buon lavoro fatto. Secondo me no, secondo me è toglierlo da una responsabilità che forse non era in grado di farla, e metterlo come supervisore, vabbè, stai lì, guarda un po' come vanno le cose, poi semmai, perché per me è un passo indietro, non un passo in avanti. Beh, forse economicamente parlando è un passo in avanti. Vabbè, economicamente parlando può anche essere. Però a livello operativo credo sia un passo un po' che sta dietro la scrivania e non... Hai sbagliato un po' troppo, forse è meglio che ti metti da un'altra parte. Anche perché comunque Sports non aveva mai fatto il direttore sportivo, parliamoci chiaro. Per la prima volta... Era un talent scout. Come tra l'altro Ottolini, che è arrivato dalla Juve, anche lui è un talent scout, non è un direttore sportivo, ma è stato messo a fare il direttore sportivo. Un po' come il direttore dello sportivo dello Spezia, che è un scout. Sono dei talent scout. Tanto qui erroraccio di Martinez che gli va bene. Praticamente il Genoa riparte dalla sua porta, cioè aveva Badel davanti marcato e sull'esterno aveva Bani libero, lui invece di andare sull'esterno l'ha data centrale a Badel che era marcato. Questo è proprio un errore di concezione, proprio un errore di concetto, di non sapere cosa fare quando hai la palla tra i piedi. Giocare dal basso è la malattia di giocare dal basso. Va bene, allargavi a destra, tanto Gena Freddup prova il tiro ma ha ribattuto, palla ad Efti. Efti devono insegnargli a salire, secondo me, perché non... Badel la dà a Efti, che però è in ritardo, palla va in rimessa laterale con il Genoa in avanti. Comunque non capirò mai perché Freddup gioca mezzala, visto che lui è un terzino, cioè sta cosa io non la capirò mai. No, Freddup è mezzala, nasce mezzala, nasce mezzala, però l'anno scorso giocava in un ruolo non suo, terzino, lui è una mezzala. Dire che ha fatto meglio, posso dire che sta facendo meglio cioè che ha fatto meglio in quel ruolo che nel suo. Sì, quello sicuramente. Quel tiro che ha provato per me era senza senso. Sì, ma anche col Venezia non ha giocato benissimo al centrocampo. Quando l'ha spostato a fare il terzino ha giocato meglio. Adesso sbaglia Bani il passaggio, per fortuna interviene Efti con la punta del piede, tira a Martinez. Allora, se vediamo Martinez cosa fa, no, stavolta azzecca il passaggio. Io presumo che in caso di 0-0 o sconfitta, quello che sarà, in caso di non vittoria, la polemica di Blessing secondo me sarà sul campo. Vedrai cosa ti dico. Dirà, ma con un campo così non si può giocare. Vedrai. Gran tiro di Badel, ma grandissima risposta di Paleari. Grandissimo tiro di Badel, ma l'ex di turno salva il risultato. Palla praticamente da dentro l'area centrale, Badel prova ad angolarla, ma Paleari è lì sul punto giusto. Grande risposta comunque di Paleari. Calcio d'angolo? Sì, calcio d'angolo. Tanto non sappiamo battere, quindi è inutile che te lo dico. Ma Gasperini ha rinnovato, ma non vedevo l'ora di andarsene da Bergamo. Te lo dico io. No, comunque non penso che abbia fatto rinnovato, l'ha rinnovato l'anno scorso. Sì, l'ha rinnovato l'anno scorso. Quest'anno non ha rinnovato. Scadre tra anni. Badel ancora, cioè, ma se Badel deve correre, ha ammonito Berardi. Vabbè, gli davano 7,5. Non ho più mezzo punto. Grazie maestro che mi ha detto, perché è palla in mezzo, manaccia Paleari, ancora il Genoa con Badel che però si trova la palla sul petto e non riesce a metterla in mezzo. Adesso Paias tenta un tiro da 50 metri, per fortuna ribattuto dalla difesa del Benevento. Poi Genoa riparte indietro con Martinez che c'ha largo l'uomo a destra e decide di spararla in aria avversaria, però tanto fallo Dieco, ma
che si lamenta con l'arbitro. Ricordiamo che Ekuban è veronese, eh? No, per tutti. No, io voglio ricordare che Ekuban è veronese. Ricordiamolo. Perché c'è gente che pensa che non è veronese, invece sì, è veronese, di Verona, di Castel Veneto, di dove cavolo va. C'è qualcuno che sostiene di no. Non è oggi qua, però. No, oggi non c'è. Poi anche un certo Balotelli è di Brescia, quindi voglio dire. E fermiamoci comunque qua. Benevento che prova a ripartire, fallo di mano di Badel. Ecco, Badel non è italiano, è croato. Vabbè, uno che si chiama Badel, non gli avevo dato 2 lire per chiamarsi per essere italiano. Avevo 7. Comunque oggi, cioè, oggi è fatica a tenere gli occhi aperti perché sono tutte partite col faccio di senza gol, poi stanno sempre sul campo principale fondamentalmente. Che al momento è Genova, non si sa come è possibile, ma al momento che è principale il campo è Marassio. Ancora Benevento. Bella palla sull'esterno, il Benevento entra in aria, prova il tiraccio di Masciangelo, potrebbe essere, no, di Letizia. No, no, Letizia che spara alle stelle. Un'occasione importante perché era una bella palla quella messa in mezzo. Io ve lo dico, oggi la mia pupilla sta iniziando a cedere, cioè siamo al 58esimo, è proprio, perché sono partite tra virgolette che non, cioè come ve lo posso dire, non ti coinvolgono, non perché non giochi in Cosenza, sia chiaro. Perché no, sono partite noiose. Sono un gran fruitore di calcio da questo punto di vista, però cioè partite, a parte ad Ascoli che erano partiti col botto, proprio ora Ascoli non la sta facendo più vedere, per dire. Ecco, parlato ad Ascoli, non la stanno facendo più vedere, calcio d'angolo in favore dell'Ascoli, vabbè. Sono partite molto, molto noiose. Sì. Molto bloccate. Che poi il calcio d'angolo ha battuto pure male, perché è stato ribattuto subito. Ma ce ne fosse uno che sa per battere il calcio d'angolo, perché qua a Genova forse un corso per battere il calcio d'angolo io lo farei fare a qualcuno. Ah beh, da noi l'anno scorso non ero male, soprattutto da gennaio quando è arrivato Liotti, almeno quelli li sapeva battere. Caso noiosissimo. Vabbè, a Perugia tanto agonismo, ma nulla di più. Coda disperso in mezzo a 4 difensori del Benevento. Ekuban non lo marco, non manco più, tanto non serve. Si marca da solo Ekuban. Ancora Genoa che ragiona con Bade che sbaglia tutto. È rimessa laterale per il Benevento al 55esimo minuto. Mamma mia. Ti posso leggere i commenti sotto il post del Sassuolo del gol di Berardi. Uno scrive: volevo dire a Di Maria che la palla va presa così. Eurogol, spanne sopra tutti, un golasso, 101 reti in acqua la stessa squadra, top player, vuole diventare come Messi di Sassuolo, ma ormai è tardi. Bella palla di Carici in mezzo, e il Benevento va vicino al gol con la Gumina. Gran palla messa in mezzo da Carici, che ormai sulla fascia sinistra Genoa praticamente lascia giocare sia Forte che Carici, sono sempre liberi. La Gumina non so se prova un tacco, colpire la palla di tacco, ma la palla invece di andare in porta finisce in fallo laterale, un po' la deviazione di un giocatore del Genoa, quindi di nuovo il Benevento vicino al gol, più Benevento che Genoa in questa partita. Comunque ancora Benevento, salta l'uomo, entra in aria, riesce la difesa del Genoa a spazzare via, prova a ripartire Coda ma non controlla il pallone. E quindi Glick facile passa al numero ad Acampora, che gira di nuovo per Karic, che è di nuovo libero, lo punta Pajax, salta Pajax, la mette per Letizia, riparte da dietro, ecco Letizia entra in aria, salta un uomo, ne salta due, poi sbaglia il passaggio e Portanova può provare a ripartire. Riparte il Genoa con Portanova, ma subito fermato da Viviani, che la mette di nuovo in mezzo per la Gumina che non ci arriva.
Ancora Benevento, però, con Letizia. Palla Letizia che prova il tiro. Letizia, gran tiro, ma palla sul fondo. Letizia è il più pericoloso. No, era Campora stavolta che ha tirato. Hanno le scarpe uguali, a Campora e Letizia. Vuole che non... Se gli fai la squadra, sì. Se non gli fai la squadra, no. Cioè, semplice lì. Cioè, se gli fai una squadra normale, degna del nome squadra, sicuramente l'abbiamo vista a Bergamo, che se lo lasci lavorare, la differenza la fa. Però devi lasciarlo lavorare. Devi lasciarlo lavorare prendendoti il bello e il cattivo tempo di Gasperini. Cioè, sai come è fatto, devi prendertelo così. Tutto lì. Tutto lì, ma cioè, se posso, ok, un allenatore, un manager che gestisce tutta la baracca, ma se vuoi fare il bello e cattivo tempo con i miei soldi, io non te lo permetto. No, assolutamente no, però... Se ti do delle idee di giocatori, tu mi devi prendere quei giocatori, non mi devi prendere un altro giocatore. Cioè, parliamoci chiaro, io non penso che Blessing abbia chiesto dei giocatori. Cioè, vedendo come è stata fatta la squadra qua, mi sembra che non ci sia tanto la mano dell'allenatore sulla squadra, quanto invece del vecchio direttore sportivo. Cioè, presi i nomi, non dico a caso, ma quasi, e messi lì e dati all'allenatore di adesso falli giocare. Sembra più così, perché cioè, se ti interessa niente, interviene grande chiusura di Capellini per il Fanta, uscito Matteo Cerriche, è entrato Torsvet, è uscito Pinamonti ed entra De Fred. Bene, Pinamonti. Quindi Pinamonti male? Non avendolo non ti potrei dire. Non Giallo, male, Pinamonti male? Tu che magari hai visto. La partita? Beh, sostituendo la 65esimo, ti dirò. Ti devo dire. Ti devo dire che Pinamonti potrebbe essere un pacco quest'anno al Fantacalcio, un po' che potrebbe. Che. Vabbè, ma sono le prime giornate, ti ripeto. Cioè, Scamacca, non mi ricordo se tipo era partito già forza l'anno scorso. O due anni. No, l'anno scorso mi sa che ha fatto l'annata a Sassuolo, sbaglio. Perché due anni fa era da voi. Sì, ecco. Da quello che ho letto, sì, bene. A me la conferma che Pinamonti... Ecco, non mi sa che forse è meglio che me lo tolgo dal fantacalcio, Pinamonti... il prima possibile, non so che me lo devo togliere. Cazzo di Pinamonte. De Franchi, tra l'altro, è stato richiesto dalla Samp, visto che De Luca, ho paura che lo dovranno operare. Ma è infortunio serio? Menisco. Ah. Domani... dei primi raggi sembra che abbia una lesione, adesso domani gli fanno, no, lunedì gli fanno la risonanza magnetica, se fosse così un po' con Pogba, ma però lo operano, quindi 3 mesi ce li ha tutti, 2 mesi ce li ha tutti. Nell'Inter entrano Dzeko e Gosens. Vabbè, sul 2-0 credo toglierà la caca, ormai perdonate, ma io lo chiamo la caca perché non è per me un meme. E poi credo toglierà Di Marco facendo mettere a Gosens minuti nelle gambe. Dumfries gioca? Sì. Punizione per il Genoa, la batte Bader, la mette direttamente in porta e interviene la difesa. Fuori Di Marco e Lukaku. Tanto fallo di Portanova che si becca il giallo. Stava perdendo il contropiede. Che in teoria doveva essere un rosso visto che era già stato ammonito. Ah, prendo tribuna B, allora domani nel caso ci vediamo. Io sono abbonato in tribuna B, Lu Davide, quindi effettivamente non... in curva non è che non è il mio settore,
non mi ci vedo moltissimo in curva, onesto. Non ti ci vedi più? No, non mi ci sono mai visto, perché sentirmi dire da persone: oh, grida, ma sì, io vado allo stadio. Cioè, io sono il classico borghese che vuole andare allo stadio. Io quando vado allo stadio voglio fare il borghese che non posso fare nella vita. Cioè, praticamente vuoi dare te i voti. Cioè, tu no, vuoi io voglio stare in tribuna. Io voglio stare in tribuna, parlare con i vecchietti che sono in tribuna. Ecco, essendo borghese, cosa valuti? Il campo, gli spogliatoi? Spogliatoi non posso valutarli. Ma onesto, cioè, non in curva obiettivamente è bello, cantare 90 minuti e più, gli striscioni. La curva è vai a vedere la partita, vai a far casino. Io voglio vedere la partita, onesto. Ciao Stefano. Io onesto voglio vedermi la partita. Tirare quei 4-5 cristoni che quando è al campo, mezzo, ma naturalmente in mezzo all'area del Benevento. Gran tiro adesso di Frendrup, perché si alza sopra la traversa. Comunque la palla è stata messa in mezzo da Bader. Indovinate un po' chi c'era in mezzo? Ecuban. Coda era esterno. Neanche esterno. Era dietro a Ecuban, fuori dall'area di rigore. Misteri, proprio misteri della vita. Stefano va malissimo, non va bene. Va proprio un termine... Potrebbe andare meglio. Cioè, non è il Parma dell'anno scorso, ma ragazzi, che a puttana. Per fortuna che non siamo il Parma dell'anno scorso, però doppia sostituzione del Genoa, esce Portanova ed entra Iagello, presumo. Infatti, sì. Ed esce Ecuban ed entra Yeboah. Vabbè, magari passa poi 4-3-1-2. Ecco, io uno come Iagello, sì, vero, lo farei giocare sempre. Ecco, adesso, no? Domanda. Adesso voglio vedere come li schiera, perché Iagello, tu l'hai visto l'anno scorso giocare, no? A Brescia, sì. È un centrocampista centrale. Dovrebbe giocare onesto al posto di Frendrup. Ecco. Potrebbe andare a destra a Frendrup per giocare centrale Iagello, perché Iagello era un centrale. Sì. E invece adesso a destra c'è Iagello. Tra l'altro fa il centrocampista alto. Vabbè. Stefano, i miracoli succedono. Non vincevamo la prima in casa in Serie B da 21 anni. Non vincevamo al Vigorito, che aveva addirittura un altro nome, pensa tu, da oltre 40 anni, quindi... Giusto per farti capire, io penso io che vada via il buon Melegoni, perché con l'arrivo di Aramu, cioè, Melegoni spazio ne aveva già poco prima, figurati con l'arrivo di Aramu. No, io voglio fare una battuta, ma la 10 a qualcuno Melegoni la dovrà pur lasciare prima o poi, no? Meglio che la lascia ad Aramu. Vabbè, dai. Che poi io già vedendo Aramu, no? Cioè, ora mi tolgo gli occhiali di nuovo. Cioè, vedendo Aramu, no? Con quell'uomo in panchina, io ho paura dove lo possa mettere. Cioè, io già mi sto vedendo Aramu esterno. Sì. Io un trequartista puro, già mi sto vedendo esterno. Sì. Lo vedo anch'io. No, lo sai al posto di chi lo mette Aramu, te lo dico io. Lo mette al posto di Ecuban. Che come secondo punto te lo posso fare andare pure bene, come secondo punto lo posso pure accettare, ma farlo esterno a Aramu no, obiettivamente. Sì, ma Coda, se continua a farlo giocare così, quest'anno ne fa zero di gol, ne fa... Vivi nella Repubblica Dominicana. Voglio che simpatizzo Genoa e Cagliari. E vive nella Repubblica Dominicana. Uno che... Beh, dalla Genova Repubblica Dominicana la differenza è minima. C'è la focaccia anche lì, immagino. No, ancora 0-0 al momento.
0-0 e se continua così. Ma anche Parma, Perugia non sta facendo sta gran partita. Sì, vabbè, all'inizio del campionato, per carità, però. Però siamo a Genova, non siamo a Parma o Perugia, e 20.000 abbonati, 19.000, con la promessa che questa squadra sarebbe stata una corazzata, che saremmo andati subito in Serie A, e vedendo come gioca, e qualcuno incomincerà a pensare che Blessing, forse, di allenatore, c'ha solo il patentino. Beh, ma tanto stasera lo becchiamo. Sì, foto. Che foto? Vedi quanti insulti che gli tiro se lo becco stasera. No. Beh, se lo becco, la prima cosa che gli dico è: scusa, perché Coda fa l'esterno e non fa la punta? Niente, riesco. Perché stasera qualcuno lo becco. Se a seconda di qualcuno è capace che stasera magari lo becco. Gran tiro di Pajac ad Avezzano, sì, quando escono da finita la partita, figurati se non vanno a bere ad Avezzano nei bar. Gran tiro di Pajac da 40 metri e gran risposta di Paleari, comunque tiro centrale, niente. Vabbè, di... Bisogna reintegrare le energie spese. Bisogna reintegrarlo, l'arco. Quindi 5 calci d'angoli a 1 per il Genoa, tanto non siamo capaci a battere i calci d'angoli. E infatti, anche stavolta calcio d'angolo sprecato, buttato lì per caso, batti e ribatti, ancora Genoa, tiro, grandissimo tiro di nuovo del Genoa, ma Paleari fa... Ecco, perché abbiamo dato via Paleari e preso sto cazzo di Martinez? Gran tiro di Coda e grandissima risposta di Paleari. A Paleari alla fine della favola. Qui nella Repubblica Dominicana le specialità sono i bizocos, ovvero... ciambelloni dominicani ottimi, simile a merluzzo, so. Luoghi da favola. Beh. Sì, sono ore frenetiche per la Juve, sì. Qui sono ore frenetiche per mandare a fanculo qualcuno. Coda finalmente prende una palla, tiro ribattuto dalla difesa del Benevento. Stefano, potresti aprire una focacceria o metterti a fare la pasta al pesto nella Repubblica Dominicana. Beh, non credo che... Vabbè, sì, oddio. Mario, ci trasferiamo nella Repubblica Dominicana a fare la focaccia? Credo se che... Ci sarà una squadra. Credo che falliamo il giorno dopo. Credo che falliamo il giorno dopo. Ci sarà una squadra nella Repubblica Dominicana sfigata come quelle che conosciamo noi. Ma Stefano, io su un TT onesto. Ah, cioè, guarda il legge... Ti posso dire che, avendolo seguito anche l'anno scorso in B, hanno una difesa granitica, ma il problema è che sono tutti quanti rotti. E un TT non è uno sanissimo. Cioè, ha vissuto spesso e volentieri la carriera infortunato. Quindi. Poi ho letto anche del pomeriggio che molto probabilmente tutto lo stipendio lo paga... il Barcellona, quindi è proprio una corvinata questa è proprio un colpo alla corvina. Sì, lo Spezia non ha fatto un tiro in porta, sì. Strano, perché di solito lo Spezia anche l'anno scorso ne faceva tanti tiri in porta. Ha fatto 2 tiri, 0 in porta, che però posso dire, lo Spezia parte già con 3 punti con sì, una diretta sì. Concorrente per non retrocedere. Ah, yeah, c'è la vita in mezzo, mamma. Coda, la stoppa di petto per Iagello, che la rimette in mezzo per Yeboah, che di testa però stavolta da solo la spara fuori. Giustamente quando è pressato l'ha buttata dentro, da solo no. Mario, tifiamo per la Cibao FC la Romana, dai. E le altre squadre scarse. Io perché guarda, quella che sto guardando adesso invece è talmente forte. Quella che vedrò domani allo stadio in confronto, obiettivamente, con tutto il cuore, tutto il bene che gli voglio. Vabbè, Yeboah poteva fare molto di più qua. Sì, ha fatto un gran gol l'altro giorno e qui ha sprecato, secondo me, la possibilità di farlo. Oddio, Iagello gli ha messo una palla lenta, però... Sì, però almeno c'entra la porta, poi...
Diciamo che il calcio nella Repubblica Dominicana non è proprio lo sport principale. No. Baseball, basket, sì. Ancora Benevento, Benevento che prova con Caric che la mette in mezzo. Bella palla messa in mezzo, la palla va a finire fuori. Adesso vediamo se calcio d'angolo. No, l'arbitro dice di no. Non si sa, è una mia supposizione che va via nelle goni. Non... No, Luca, 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 ancora è lì. Siamo noi che stiamo dicendo che va via per il semplice fatto che non è stato convocato oggi. Intanto vorrei sapere gli ammoniti di Sassuolo Lecce. Dopo Berardi è stato ammonito Rogerio, sì. Poi Joan Gonzalez per il Lecce e Davide Frattesi per il Sassuolo. Aveva scritto ora il maestro, giusto per dire. È anticipato il maestro. Attenzione, erroraccio della difesa del Genoa, poi sbaglia completamente il Benevento la possibilità di andare in rete con Forte, che non gli viene passato il pallone. Grave errore di nuovo di Martinez, che invece sbaglia di nuovo il passaggio centrale di nuovo. Guarda, se te lo fanno rivedere, sto qua non... Vabbè. Vabbè. Per fortuna. Se prendevamo qua, secondo me qualcuno scendeva dalla gradinata e lo metteva in croce. Perché... Parte Gudmundsson, Gudmundsson contro la difesa del Benevento, entra in area Gudmundsson, la mette in porta, gol di Yeboah! No! Sì, no, gol, boh, non si sa! È gol, è gol! Non si... È gol! Non si sa. No, non ha suonato l'orologio! Non ha suonato l'orologio, ma non c'è il Gold Line Technology di nuovo! Ma scusa, l'hanno tolto la goal line? No, c'è. Ah, e perché non ha dato gol? Non no, è entrata. Guarda qua. Guarda. Ma qua no. In campo no. Se devo dire la verità. A me mi sembrava dentro, però l'arbitro ha lasciato proseguire. A parte che Gudmundsson si cade di dare rigore. A me la palla mi sembra dentro. Adesso... difficile da vedere, a parte che Yeboah è un idiota, però a parte che Yeboah è un idiota, sì, perché era sulla riga di porta, l'ha tirata addosso all'avversario, sei un idiota, voglio dire, cioè aveva tutta la porta e l'ha tirata nell'unico punto dove c'era uno in porta. A me mi sembrava dentro, sì, c'era la posizione, sì, però poteva esserci il fuorigioco di Yeboah, perché Yeboah io l'ho visto in fuorigioco. Intanto Mirko dice che è stato annullato. Secondo me era fuori gioco. No, no, la palla è entrata, ma secondo me è fuori gioco, perché io Yeboah l'ho visto in fuori gioco. Ma non di un metro, di molto. Intanto ha segnato l'Inter. Sì, non so chi però. Non so chi. Real, insomma. Tucu, tucu. Chi ha segnato dell'Inter? Correa. Comunque adesso che non c'è la Golden Technology. Ma di nuovo, non gli è bastato l'anno scorso. Vabbè. VAR fuori gioco, fuori gioco. Infatti io l'avevo visto che era fuori gioco, Era al di là Yeboah. L'avevo già, cioè l'avevo notato che era al di là, però quindi era dentro, poi non... quindi era dentro. Non l'hanno detto, se era dentro non l'hanno detto. Tanto che, secondo me è andato fuori il gioco, esce a campo e entra a Tello. Secondo me è andato fuori gioco, così si sono salvati da dire dentro o fuori, è meglio così. Sì, ma Yeboah posso dirlo che è un cretino. Sì, è un cretino per come l'ha buttata, perché c'è tutta la porta libera. Però era fuori gioco, sì sì, corretto, corretto. Corretto, è un po' come col Venezia, è completamente dall'altra parte. Vabbè. Giusto, giusto, giusto annullare gol del Genoa fuori gioco, ma l'avevo notato. Però non si capiva cosa stavano facendo. Vabbè, va bene. Lo scorre in botta, gol convalidato ad Efti.
ad Efti addirittura, che non arriva, non supera il centrocampo, manco se lo paghi Efti. Allora, Gudmundsson deve imparare a cadere, comunque, perché se ti falciano e non cadi, allora sei scemo. Yeboah, non sbaglia lo stop Yeboah, palla ancora a Genoa, ma c'è il fallo di Yeboah. Comunque assist di Dzeko, eh. Che palle. Beh, devo dire che oggi ho detto 5-0, non ci sono andato lontano, fino a 3-0, cioè, 3-0, non ci sono andato lontanissimo, eh. Mario. Cosa? Ci guardano in tanti anche stasera, ormai DAZN, ormai guardano noi, non guardano più DAZN. Ah, DAZN è un capo tecnico. No, DAZN non è capo, ma noi soppiantiamo DAZN, faranno tutti l'abbonamento a noi. Yeboah, fallo. Ci dobbiamo lavorare per un minuto libero, ci lavoro per sbloccare un po' di cose su YouTube. Sì, 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 perché Twitch sì, meno male, ma YouTube vabbè. Comunque, 77esimo minuto, Genoa 0, Benevento 0, annullati due gol al Genoa e un rigore non dato che probabilmente c'era. Però il Genoa non ha fatto niente per meritare la vittoria per adesso, se non gran casino, ma tiri in porta pochi, mentre il Benevento due occasioni l'ha avute. Adesso fallo di Frendrup, perché sta facendo più danni che altro stasera. 78esimo minuto, 0-0. Lasciamo perdere. Sugli altri campi non si è mosso nulla. Bravo. Sofascore non ci paga, ma noi sì, lo utilizziamo perché è l'altra migliore del mondo. Precisiamo. Noi Sofascore sì, non ci paga. Cioè, noi non ci paga nessuno. Neanche, non è che ci paga nessuno. L'unica cosa che ci ha provato, che ha provato a farci lo sponsor è illegale. Quindi... Sì. Quindi, cioè, allora non ci paga nessuno. Noi più siamo meglio è, sì sì, ma il nostro obiettivo è cercare di arrivare a 1000 entro fine anno, che sarebbe un obiettivo più che altro per prendere la partner di YouTube, non tanto per chissà che cosa, ma avere la partner di YouTube. Ci manca solo poca gente. Un riscontro di queste serate amare, dolci. Sì, dolci amare, che dolci poche, ma amare tante. Tanto beh, esce ma io dolci entra fulano. Comunque ti chiedo Francesco chi è per te il peggiore in campo. Minchia, è dura, trovarne uno è poco. Trovarne uno è difficile, però se proprio devo darne uno, io direi che Ekuban anche questa sera ha denotato grossi, grossi problemi. Io onesto, se Ekuban e Coda un pochettino isolati, oggi dopo aver detto è indietro di condizione, eccetera, 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 accuso Efti. Io dico sì, vabbè, ha fatto il compitino. Ma se tu guardi il problema del Genoa, io l'avevo già denotato col Venezia, è che non ha di centrocampo, in poche parole, il Genoa. Cioè, il Genoa è fatto in due tronconi, cioè c'ha la difesa con un centrocampo molto basso sulla linea dei difensori e un attacco, e basta, non ha un centrocampo vero e proprio, perché... parliamoci chiaro, se una squadra guarda le partite del Genoa, quindi suggerimento a tutte le squadre che affronteranno il Genoa, e incominciano a giocare tra le linee, davanti alla difesa del Genoa, il Genoa va in difficoltà, perché non ha centrocampo. Il Genoa è fatto in due tronconi, non... si era già visto a Venezia sta cosa. Sì, Stefano, io ti posso dire, avendo visto Torino-Lazio, che se la vuoi mettere nella top 11, buongiorno va messo. Cioè, ha fatto una marcatura clamorosa su Immobile, ok? Non dico che qualche volta gli è scappato, che è un termine anche
brutto anche lessicalmente, però io buongiorno lo metterei nella top 11, anche perché mi è sembrato molto pezzo. Dell'Udinese non avendolo vista, però sembra comunque dell'Ofeu. Ma mi E poi mi dicono, devo basare più. Mario, da quel poco che ho letto sull'Udinese, mi hanno detto che anche Silvestri ha fatto una gran partita. Vedendo anche tutta la gente che gli ha dato i voti, Silvestri ha fatto una gran partita. Poi non l'ho vista, quindi non ti Onesto, saprei. io l'unica partita che ho visto, e ho visto anche il secondo tempo, è Torino-Lazio, e buongiorno, ripeto, il difensore centrale del Toro ha fatto una partita maschia, grinta, e dietro ha tenuto Immobile buono. Ciao Cesare, ti salutiamo, sì, noi salutiamo tutti, anche noi stessi ci salutiamo da soli a volte. Raffaele ti lancia la bufata, Conte Benevento al 90°. Ma no, cioè, no, no. Per il content devo dire che io ti dirò, per il content potrei anche starci. Potrei anche starci. Mi sa che qui c'era un over 1,5 o gol Genoa, perché ho paura che questa scommessa salti per colpa del Genoa, così, eh. Vabbè, un po' come le scommesse che sono volate settimana scorsa per il Cosenza. E comunque vedrete che fuori per cambio Gudelo in diale. Vedrete che, attenzione Benevento, vabbè, vedete che a conferenza stampa verrà detto che si è giocato male per colpa del campo, ne sono più che sicuro, guarda. Guarda Raffaele, secondo me oggi non è proprio una grandissima giornata, a meno che non finisce. Quando è finita? Qual era quella partita che ha segnato all'ultimo Badel che io tipo ero uscito? Che cioè, eravate Cagliari, rimasti. Genoa Cagliari. Ma magari un 1-0 all'ultimo di Riff e di Rafa. Ma onesto, il Ma Genoa non. diciamo che se Yeboah fosse stato un po' più intelligente là e guardava la linea dei difensori, facile dirlo da fuori, e Sì. guardava un po' la linea dei difensori, lì andava in vantaggio. Ripeto, facile dirlo seduti su una sedia e non in campo, eh. Il campo c'ha talmente tante dinamiche di corsa, eccetera, che è difficile capire effettivamente la posizione che sei, però essendo professionisti, essendo il loro lavoro, a volte certe cose forse dovrebbero farle un po' meglio, diciamolo così. Anche a Perugia comunque non si scode il risultato. Vabbè, andare in Serie C mi sembra esagerato. Adesso non mi sembra di essere ai livelli di qualche squadra che l'anno scorso è retrocessa, se no. Beh, il Ok. Crotone adesso non era scarso, Attenzione, Frendrup, entra in area, entra in area, ne salta uno. Vabbè, sei un coglione. Sei un coglione. E quando uno è coglione, eh. Effettivamente, sei islandese, non puoi essere più che coglione. Beh, se sei coglione, sei coglione. Se sei coglione, è bellissimo. Entra in area, praticamente, vi spiego, entra in area, ne salta, a parte che è rigore tutta la vita anche questo, ma vabbè. Entra in area, ne salta due. Poi, invece di provarla a mettere in mezzo, che ce n'erano due, lui cosa fa? No, vuole entrare in porta col pallone. Naturalmente, Glick entra in scivolata di grande esperienza. Il pallone non lo tocca mai, Glick. Diciamo che ha preso Freddock, però rigore all'85esimo così non te lo daranno mai. Quindi. Che poi sono intervenuti in due, tra l'altro. Sì, Cioè, non è anche che uno Letizia. soltanto lui. Sì, è entrato anche Letizia. Intanto esce Coda. Altra prestazione, zero gol, ma io non ho, po ho poco da incolpare Coda per il modo di cui come gioca il Genoa. Entra Yalcin, entra il turco. Allora, competenti di calcio, parola grossa, No, però ci proviamo. ci piace guardare il calcio, eh. Competente ti dirò, onesto, Beh, non mi sbilanci, però è sempre un gradito, un no, complimento gradito vabbè. sentirlo. Io un po' di storia calcistica ce l'ho dietro perché comunque i miei 20 anni nel calcio li ho passati anche da allenatore, quindi qualcosina ho visto, anche se ragazzini, però qualcosina ho visto. Io, Marco,
parlo per me, come direbbe qualcuno, vengo dalla strada, nel senso soltanto cresciuto no, a fare il pallone, visto, ma non ho... Avevo l'idea di prendere il patentino in questi anni da allenatore, ma cioè col lavoro è veramente, a parte il costo, perché comunque un millino ti parte tutto. È finita a Milano. Ok, e poi oltre al costo, un mio amico che l'ha preso settimana scorsa, un anno e mezzo di studi, di lezioni. Sì, studi. È quello che è, quello che è, quella fine della fiera ci può. Il patentino, quello base, non patentino da Serie A, parliamo di quello che riesce ad arrivare in Serie D ad allenare, o in eccellenza. Quando ho iniziato ad allenare, io parecchi anni fa, se fossi stato furbo e se la società anche mi avesse supportato dove allenavo, forse a quest'ora avrei avuto il patentino a gratis e in pochi mesi, qualche mese, perché a un tempo prendere il patentino quello base non serviva poco e niente. Tanto fallo sugli Eboa che si rialza, ne prende altri due calcioni e poi l'abito fischia a fallo. Finita Perugia 0-0. I put money on them, lo capisci anche tu cosa vuol dire. Anche se non parli inglese, credo che tu l'abbia capito. Intanto esce Bani ed entra il Sanker. Sanker che rientra da un infortunio, quindi. Riparte il Genoa, 88esimo minuto, direi che vedendo come sono messi, l'unica vedo più pericoloso il Benevento che il Genoa, se devo proprio, cioè se proprio dovessi dire, è più probabile che segni il Benevento che il Genoa. Beh, non è un buon inizio. Perché il Genoa ormai è praticamente senza punte, perché Yeboah, Yalcin, che Yeboah, autore del gol dalla settimana scorsa. Diciamo. Finita Perugia, 0-0, come ha detto Mario. 0-0, 0-0. Tutti pareggi, comunque. Un momento. Sì, sono le prime partite, va bene pareggiare anche col Benevento, comunque squadra sicuramente non debole, non c'è una squadra che non lotterà per retrocedere, voglio dire. No, il Benevento non può... Vicino al gol del Genoa con Yalcin, che all'improvviso da fuori dell'area tira un destro da 25 metri dove Paleari, forse con anche un po' spettacolo, si butta e riesce a salvare la propria porta. Comunque no, poi palla finisce di nuovo tra i piedi del giocatore del Benevento. Adesso ancora il Genoa con Yalcin, salta 3, entra in area, viene messa in mezzo, perché Paleari imbecille non la mette in mezzo, ancora il Genoa con Badal, il Sanker che vabbè gioca domani. Oh, sai che se vincete domani andate in testa del campionato? No. Bella parata. Sono tante squadre che erano in petto all'inizio della giornata. Sì. Gente di mare che se ne va, non ti dico dove. Comunque, 5 minuti di recupero, non ci sono detto. Sì, 5 adesso. Comunque, al momento 3 pareggi. Sì. 1-1, 0-0 e 0-0. Cioè, una è finita, ad Ascoli siamo al primo di 4 minuti di recupero. Penso che, comunque, tanto Yeboah viene ammonito, penso che già stasera comincerà qualche piccola incrinatura nella panchina, non nella panchina, ma tra il pubblico del G.
Genova. Finita Reggio Emilia, il Sassuolo vince 1-0. Penso che qualche commento negativo uscirà, ma forse è meglio, visto che il mercato è ancora aperto, e quindi se vedi che c'è qualcosa che non va, magari riesci ancora a metterlo a posto, ma penso che ormai il reparto davanti, a parte il possibile arrivo di Puskas, penso che sia questo. Intanto Yeboah poteva tirare, invece fa la cagata. Manca l'ultimo passaggio al Genoa, manca quel giocatorino lì, manca Aramu. Secondo me Aramu potrebbe veramente là davanti essere parte proprio quella differenza, perché tecnicamente Aramu non si discute, bisogna vedere anche la condizione fisica che ha Aramu. Top del Genoa ben può, cioè top del Genoa sfido io a trovarne. Cioè, top del Benevento sicuramente è Paleari. Paleari sicuro. Flop del Benevento forse è Forte, che ha visto poco palloni. Nel Genoa invece top nessuno. Top loro l'hai detto Paleari, giusto? Stavo guardando un attimo i risultati. Sì. Ciao Gallo. Sì, sì, Paleari. Nel Genoa invece direi che top nessuno, sono tutti flop. Se devo dare il voto ai giocatori del Genoa, penso che la sufficienza possa prenderla solo Coda, solo perché si è sbattuto come un dannato e non ha mai ricevuto un pallone. E gioca fuori ruolo, perché non fa gioco a punta. Poi per il resto tutti da 5 e mezzo. Sì. Purtroppo sì, perché cioè, io parlo da esterno e non... Però da una squadra che tutti quanti, io in primo in questa chat, davamo quasi come, non dico dominatrice del campionato, ma una squadra che avrebbe ammazzato il campionato, un pareggio col Benevento, non me l'aspetto. No, in casa soprattutto. Ma meglio... No, non è una... La trattativa di Aramu dura da 10 giorni. Finalmente Aramu ha accettato il contratto del Genoa oggi, 800.000 euro all'anno per 3 anni con opzione per il quarto. Ma in Serie A nel CAB ovviamente, nel caso, vabbè, ci siamo perso. Nel caso di Serie A poi... Adesso il Genoa chiede un calcio di rigore, ma non mi sembra, a parte che Yeboah di nuovo... Scusa Stefano, ma tocco quello che posso toccare in questo momento. Vediamo un po' se è vero calcio di rigore per il Genoa. Vediamo un po' Glick. La tocca. No, petto pieno di barba. Sì, petto pieno. Mano mai. Questa. Come hanno fatto vedere mano, me lo devono dire solo i giocatori del Genoa. Infatti calcio d'angolo per il Genoa, ultima azione perché mancano 20 secondi al termine, tanto non siamo capaci a battere i calci d'angolo, e infatti palla che va dall'altra parte del campo, complimenti a chi ha battuto il calcio d'angolo. Ancora Genoa con Erzi, mette, se è buona, Badel, sbaglia controllo, perde palla, Badel oggi male, Badel oggi da 5, finisce la partita Genova, Genoa Benevento 0-0, Blessing con l'amaro in bocca, molto contrariato, ma io più che Blessing sarei contrariato con tutta la, con me stesso se fossi in Blessing, perché l'errore è di Blessing, non è dei giocatori in campo. Squadra schierata male, Benevento che tra l'altro festeggia questo 0-0, giustamente, perché Blessing molto... Blessing è molto contrariato, ma io sì, è finita Francesco 0-0. Io non sarei molto contrariato perché hai sbagliato, colpa tua, quindi prenditi le tue responsabilità. Vediamo le cazzate che andrà a sparare Blessing oggi nei spogliatoi, nella conferenza stampa. Meglio comunque un pareggio adesso, che ti denota che questa squadra forse o la squadra non è proprio completa, o forse qualcuno in panchina sta sbagliando qualcosa.
E niente, finita così, tre pareggi per le partite di Serie B, quindi... Comunque al momento ti posso dire la classifica: Regina, Brescia, Cittadella e Cosenza e Frosinone a 3 punti. E possono andare in terza, volare, portare, andare in fuga in campionato. Vabbè, mo iniziamo con volare. Attenzione, perché Cosenza potrebbe vincere, portare a fuga. Posso dire che se abbiamo vinto a Benevento e dovessimo perdere l'anno, dove c'era l'anno scorso, sì, domani. Non la vedrei benissimo, perché mi verrebbe da dire che è stata una vittoria fortuita, quello che effettivamente sta. Vabbè, non ci pensiamo, andiamo avanti. Va buono, adesso mi vado a leggere un po' tutti i commenti negativi. E comunque incominciano i messaggi con scritto: basta Blessing, vi prego, Blessing a casa, mandatelo in Germania. Ma lo sapevo che sarebbe bastato poco perché la squadra, molti tifosi cominciassero a andare contro Blessing. No, Ramo arriva martedì. Beh, effettivamente non ha fatto moltissimo. No, con una squadra così non ti puoi permettere di giocare così, cioè. Niente ragazzi, adesso faccio il video post partita e poi grazie per tutti quelli che sono venuti a seguirci, grazie a chi ha lasciato, chi si è iscritto, perché state diventando sempre di più da domenica scorsa, quindi continuate a iscrivervi, noi siamo qua a ogni tanto a passare qualche serata così. Ciao a tutti, grazie. Ciao Mario. Ciao Bo. E forza Cosenza per domani. Speriamo in un risultato positivo.